Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Questa mattina è stato presentato l'accordo tra le province e la regione Lombardia in tema di trasporto dei disabili. Presente alla conferenza stampa il governatore di regione Lombardia Roberto Maroni, allora andiamolo a sentire. Effettuare il trasporto delle persone con disabilità presso gli istituti scolastici, risolvendo così un problema grave che molte regioni non hanno risolto. Di oggi la notizia è che la provincia di Ragusa ha sospeso il trasporto delle persone con disabilità. È uno sforzo importante che abbiamo fatto, trovando 10 milioni senza ridurre gli altri servizi, per consentire appunto ai soggetti più deboli di poter accedere alle istituzioni scolastiche. Una questione giuridica si trascinava da tempo: a chi compete, ai comuni o alle province, con ricorsi anche giudiziari. Noi abbiamo voluto risolvere il problema perché sennò ci andavano di mezzo appunto le persone con disabilità e disabili, quindi uno sforzo importante, una soluzione di un problema con grande tempestività e concretezza. Come ha preso la notizia degli arresti per mafia della DDA di Milano di questa mattina? Quando c'è un'operazione di polizia che smantella un sistema di corruzione o malavitoso è sempre una buona notizia. Lei si sente preoccupato per quanto riguarda la regione Lombardia? Pensa di intervenire in qualche modo per fermare l'espansione insomma, movimenti criminali? Io faccio il governatore della regione Lombardia, ho fatto il ministro dell'interno e in quella mia veste ho combattuto la criminalità organizzata con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda la regione abbiamo già predisposto le iniziative necessarie, la costituzione del comitato guidato dal generale Forchetti, che ha il compito di verificare la regolarità dei cantieri, degli appalti anche per Expo, e quindi tutto ciò in collaborazione con la prefettura, con la questura e con quel comitato speciale che avevo costituito io presso la prefettura, che ha il compito appunto di verificare la regolarità degli appalti per Expo. Abbiamo messo in atto tutte le misure necessarie per avere un Expo mafia free, come ho sempre detto. Conferma che la giunta ricorrerà contro la vicenda Mogeri, contro Formigoni il presidente? Noi abbiamo preso una decisione come giunta, che la Regione Lombardia si costituisce parte civile in quei procedimenti penali in cui la Regione è parte offesa. È una regola che vale per tutti e quindi è un atto dovuto che abbiamo già fatto e che faremo in occasione di tutti i procedimenti penali che vedono la Regione parte offesa, compreso il procedimento Maugeri. La notizia riportata oggi su Repubblica non corrisponde al vero, nel senso che non è ancora stata fatta la Costituzione perché c'è ancora tempo. Quando sarà il momento la faremo, certo, l'ho detto, lo confermo, perché è una cosa che la Regione deve fare, essendo stata definita dai magistrati appunto come individuata come parte offesa. Sulle province, Presidente, la Regione ha interesse in particolare alle partecipate? In che senso interesse alle partecipate? Beh, le province sono in fase di scioglimento, pare, la provincia di Milano. Ma non si sa che cosa succederà. Io sono preoccupato da questo caos istituzionale, perché non si sa che cosa succederà dal 1° gennaio, in particolare per la provincia di Milano, perché la provincia di Milano svolge un ruolo importante nelle infrastrutture con le società di cui è azionista e in Expo, essendo socia di Expo. Se la provincia di Milano dovesse sparire improvvisamente, che cosa succede di questi patrimoni? A chi vanno i compiti che la provincia svolge? Le infrastrutture potranno continuare o si bloccheranno i cantieri? Sono tutte domande a cui il governo non ha ancora dato risposta. Io intendo sollecitarlo, domani faremo una riunione a Roma su questo punto, perché io voglio sapere che cosa succederà dal 1° gennaio, e oggi purtroppo nessuno è in grado di dirlo ed è una situazione paradossale che deve essere risolta in tempi rapidissimi. Presidente, prima mi ha messo l'ex prefetto Lombardi, vi siete incontrati per Aler, c'è stato... Ma noi ci incontriamo sempre, ci sentiamo sempre, siamo sempre in contatto. Aler è un'altra delle vicende che dobbiamo risolvere, a cui stiamo lavorando, Aler Milano e non solo la riforma delle Aler.
Ne discuteremo tra l'altro oggi in un incontro di maggioranza che riprendiamo a fare come abbiamo fatto fino a luglio, perché sono temi delicati, sono temi su cui è facile montare polemiche, sono temi su cui i cittadini prestano grande attenzione e voglio che la maggioranza abbia una posizione comune, definita e concordata. Anche le polemiche di questi giorni sul tema della sanità sono destituite di fondamento, perché come ho già avuto modo di dire, adesso siamo nella fase in cui ciascuno può dare il suo contributo di idee e di proposte e poi la Giunta fa regia e entro la fine dell'anno individueremo i criteri che consentiranno alla Giunta e al Consiglio di fare la grande riforma, ma a tutto ciò che viene detto adesso sono contributi utili di cui faremo tesoro, ma appunto sono contributi di singoli, non è la decisione già presa, che ancora non c'è naturalmente. Ma il nuovo piano di rientro, quello che ha annunciato Lombardi, è arrivato o vi è arrivato? È arrivato, lo stiamo valutando. Ma è più pesante, chiederà immagino. Lo stiamo valutando. Poi le farò sapere non appena mi sarò convinto. E visto che stiamo arrivando alla fine del mese, l'inno arriva o no? Anche su questo è stata una idea di Mogol che mi ha chiamato per dirmi appunto che aveva intenzione di fare tutto, nato da un incontro casuale fatto alla fine di luglio, una sua iniziativa che ha preso, mi ha detto anche che è stato scritto le parole e anche la musica. Mi arriverà nei prossimi giorni, lo ascolterò e vedrò se è una bella cosa di cui non dubito.